vedica. Si può sperare che quando c'è Verdi che rimetta qualche tiro l'ha fatto. Ah, ecco, meno male. Aveva rifatto una preparazione per la partita. Vediamo, dai. Ti do il Ti do il timbro dopo che mette l'introduzione. Quando mette Kimmy, che bar Martinelli, Vergato, capito? Ma lui bar... sta riprendendo, Martini eh? Caffè. Dai, dai! Oggi orgogliosamente. Sì. C'è anche Mingo. Siete una banda voi altri, che io non sono mica degno di stare con la vostra Olenta. Banda. No, no, ci sono io. Qual è la difesa di Kraft, il dottor Giso? Sì, speriamo che si sia rotto un pistolo che sia via 3 anni. Lui quei 4-5 vecchietti li vorrebbe vedere. E avrebbe poi rotto i coglioni anche Castaldello. Castaldello ne fa anche a quello. Lui ne fa due. Domenica sera era qui che c'era Luca prima della partita. Ferrari, perché non lo facciamo giocare? Stavano parlando di cosa bere, cosa avrebbero festeggiato. Sono tornato da lunedì mattina, c'erano tutte le bottiglie. Non è aperto una. La Juventus ci presenta il culo. Juve Mezzale! Juve Mezzale! Vabbè, c'è poi che te lo chiedi, noi ci teniamo per l'ultima giornata, sono qui nel Como. Oh, comunque, non è molto obiettivo, Elvio, no, Elvio è ottimista. È troppo positivo. Elvio e Sandrino, loro sono ottimisti. Noi siamo mai goduti. Allora, c'è il depresso. L'ottimista e lo psichiatra. Esatto. Qual è il problema? Però lo psichiatra mi dà le pastiglie, io sono equilibrato. Cioè, invece te sei troppo ottimista. No, io sono ottimista, sì. E mi faccio fare. Io sono equilibrato. Il presidente è più equilibrato perché è sotto cura dal suo psichiatra. Lui un po' più riesce a fare un'analisi. Abbiamo un punto più dell'anno scorso con una partita in meno. Rompo di Maroni. Parliamo. Il calcio numero. Poi la partita che è una passeggiata, sarà una passeggiata, no? Io sempre sperare un po' in meglio, perché c'è tutti gli anni che sei qui. Non bisogna contentarci. Io non me ne intendo di tanto più di l'anno scorso. Ma non dobbiamo accontentarci. Noi vogliamo vincere lo scudetto, vogliamo vincere l'ottavo scudetto prima. Lo vogliamo vedere l'ottavo scudetto. Da prendere in cura. Noi vogliamo l'ottavo scudetto, non un punto in più dell'anno scorso, non è? Ragionamento che fa, Elio, vai in cura anche te dal letto. Allora, poi sono io l'ottimista. Quando il nostro presidente dirà andiamo in Europa, noi andiamo in Europa. Sì, noi andiamo in Europa. Ma non il presidente lui, il depresso qua. E poi vogliamo andare. Ci andremo. Ci andremo in Europa. Ci andremo. Quando? Non lo so, adesso stiamo crescendo, Staputo sta investendo i soldi in maniera giusta. Centro sportivo, stadio, stiamo prendendo il modello della Juve. Tutto di proprietà e dopo i risultati ci saranno. Accia, cosa dici? La solita partita del Bologna, l'importante 3 punti, un po' deluso dall'atteggiamento. Continuiamo. Nel primo tempo siamo. Qualcosina, però continuiamo a essere troppo mogi. Io vorrei più garra, come si dice. Grazie signori. Devi sostenere i tifosi in modo deciso, perché qui se no viene uno sconforto. Uno sconforto che non ha. Devi arringare. No, arringare. Sandro, cosa dici? Sei contento? Io sono contento, sì. Ma scusami, Sandro poi ci ha sempre creduto. La partita, noi siamo questi. Quando giochi contro le squadre più triste vinci. Anche a te. Dove? Come dare in cura d'Amleto, mettiamo. In cura, perché sono già in cura d'Amleto. Sì, ma io, perché se sei in cura con l'Amleto. No, no, parte gli scherzi, vorrei fare un applauso ai 3 del nostro gruppo che sono andati a Conconcio, 40 ore di pullman, sono degli eroi. Allora, Macco il Cigno è un ragazzo di finale Foglia. Sul nostro gruppo Eagles Bariagotti, adesso abbiamo fatto le felpe tutto. Eroi, sono degli eroi.
Forza Bologna sempre. Esatto, sempre forza. E domenica in curva a cantare. Grazie caro. Grazie.